sappiamo, solo perché abbiamo scritto così, che cosa ci cerca il bimbi, quante risoluzioni ce ne ha trovate? 79. Noi vogliamo fare quella classica, quindi faremo una maionese classica, perché vi dà l'opportunità, vedete, di fare quella vegana, al curry, questa qui, vediamo se è quella che ci piace, oppure se andiamo a vedere una, ok, perfetto, quella con l'olio di semi, perché c'è anche quella con l'olio d'evo, ok? Quindi evo sta per extravergine di oliva. Iniziamo a cucinare. La prima cosa che ci dice è di appoggiare una garaffa sul boccale, perché dobbiamo pesare l'olio, quindi faremo quello che ci richiede il bimbi, vedete? Proprio di appoggiarlo qua, e il bimbi ci peserà 250 grammi di olio. Ci siamo, eh? Perfetto, andiamo avanti. Ci dice di tenerla da parte, perfetto. Quindi andiamo a metterci giù un uovo da 60 circa. Controllate sempre prima le uova, prima di metterle all'interno del boccale, per qualsiasi preparazione voi facciate. Quindi poi due tuorli, che io in realtà non vado a fare questa, io la farò semplicemente con un uovo. Poi un po' di succo di aceto o di limone, quello che preferite, quindi io ci metterò un po' d'aceto. Anche qui è un opzionale, non ce lo metto, il pepe macinato neanche, ci metterò solo il sale. Perché non metto il pepe, non metto la senape? Perché comunque la do ai bambini e loro non amano molto questi sapori, ok? Quindi stiamo facendo una variante della ricetta. Adesso decidiamo già il misurino, quindi noi metteremo il misurino qua e di posizionare, vedete, ruotare la manopola fino a velocità 4. Nel frattempo lo esegui con il passaggio successivo, quindi io vado a velocità 4. E mi dice di versare molto lentamente l'olio sul coperchio del boccale, facendo scendere a filo, quindi vuol dire fare questo. Qui il tappo sembra non prendere l'olio, ma in realtà se lo prende da solo, perché non è ermeticamente chiuso. Attenzione proprio a non dimenticare di mettere il tappo, perché altrimenti fate un macello. Se volete attenervi alla classica ricetta, allora metterete il senape, i due tuorli e anche un po' di pepe. Però io ripeto, due bambini che non amano questi sapori, quindi faccio una variante della ricetta. Nel frattempo aspettiamo, perché mancano 4 minuti. Il bimbi si è già preso tutto l'olio che stava qua sopra e adesso attendiamo solo il risultato. Allora signore, abbiamo terminato, quindi andiamo avanti. Ci chiede di versare la maionese in una ciotola, quindi attenzione che il coperchio è sporco, quindi lo appoggiate su un piatto, dopodiché prendete una ciotolina e la versate all'interno. Guardate che bella. Vi ripeto che ho fatto una variante, perché ho fatto un solo uovo senza metterci i due tuorli richiesti, ok? Meno aggressiva così, è più buona, più leggera, quindi potete concedervi di più la maionese per i vostri bambini, perché è senza coloranti ed è senza conservanti e soprattutto con un uovo soltanto. Quindi se siete contente e vi piace questa ricetta, potete continuare a seguirci sulla nostra pagina Facebook e soprattutto andare anche sul nostro canale YouTube Bimbi Come Fare. Alla prossima ricetta, ciao!